In queste terre, baciate dal sole, nasce una passione. Il nostro lavoro e tanta dedizione per garantire il miglior vino per i nostri clienti. Fare del buon vino è un mestiere. Fare grandi vini è un'arte. Elettrodomestici Fontana. Non importa dove comprate la cucina. Noi abbiamo gli elettrodomestici da incastro delle migliori marche, adattabili ad ogni soluzione. Da Fontana risparmi fino al 40%. Venite a trovarci. Elettrodomestici Fontana. Merano, via Roma 218. www.elettro-fontana.com. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forsta, la birra dall'Alto Adige. Hallo Paola, schön dich wiederzusehen bei uns hier im Pfefferlechner in Lana. Grazie Max dell'accoglienza, è sempre un piacere venire qui da voi. Siamo già stati con una puntata di Südtirol Cooking, oggi scopriremo una nuova e gustosa ricetta. Ja, das hoffen wir sehr, dass wir etwas Gutes zaubern dürfen in unserer Showküche und Max wird sicher etwas Gutes finden. Difatti vediamo una cucina a vista bellissima, ma ci sono ampi spazi dove poter trascorrere in tranquillità un paio di ore. Ja, besonders heute in einem so warmen Tag, in diesem schattigen Biergarten, in unserem großen Spielplatz. Difatti ci sono spazi all'aperto anche per i piccoli, con un'area giochi, un mini zoo, ma ci sono anche tanti altri punti di forza del vostro locale, vero Max? Ja, bei uns findet jeder Junge bis Alte einen Platz in unserem Biergarten. Max, non ci resta altro che conoscere e andare a scoprire la nuova ricetta di questa puntata di Südtirol Cooking. Perfetto. Carissimo chef, grazie nuovamente per l'accoglienza. Siamo tornati nella tua cucina per scoprire un'altra gustosissima ricetta di Südtirol Cooking. Herzlich willkommen zurück, Paola. Wir begrüßen dich alle hier im Pfefferlechner. Oggi scopriremo un dolce tipico altoatesino che andrai a preparare e a raccontarci anche come si va a preparare, giusto chef? Sì, giusto. Jetzt bereiten wir den Teig für die Apfelküchlein vor. Hier haben wir die Zutaten: Mehl, Eiweiß, Zucker, Eigelb, frische Milch und etwas Salz. Und natürlich die Vanillesoße haben wir vorher schon vorbereitet. Quindi frittelle di mele, questi sono gli ingredienti, semplicissimi, non ne servono tanti. Abbiamo visto il latte, tuorlo, il rosso, la farina, la vaniglia per creare la salsa finale. Quindi chiedo a te, chef, di iniziare ad amalgamare tutti gli ingredienti. Certo, Paola. Chef, per realizzare queste frittelle di mele, innanzitutto bisogna montare bene l'albume, giusto? Sì, giusto. Also wir beginnen damit, das Eiweiß zu schlagen und geben dann langsam langsam den Zucker hinzu. Ovviamente qui abbiamo la macchina, se no si fa anche a mano, chef. Sì, si può anche fare a mano, ma dura troppo per il mio. Adesso prendo il zucchero
chef, l'albume è stato montato, hai aggiunto dello zucchero e adesso cosa dobbiamo fare? Sì, adesso è pronto. Tiriamo fuori e iniziamo con la base. Per quella prendiamo la farina, nehmen wir das Mehl, die Milch, il latte, i tuorli, das Eigelb und etwas Salz. Una presina di sale. Sì, mescoliamo bene. Dann verrühren wir alles gut. Bisogna stare attenti che non ci siano grumi. Sì. Dopodiché andiamo ad aggiungere che cosa? Aggiungiamo l'albume montato. Montato. Lo usiamo tutto o? Lo usiamo tutto, sì. Ok. Quindi la ricetta è proprio quella. Adesso mescoliamo di nuovo. Si deve mescolare delicatamente. Delicatamente, vedo. Sì. E pronto è l'impasto per le frittelle. Jetzt ist der Teig für die Apfelküchlein fertig. Chef, vediamo che ci sono anche le protagoniste di questa ricetta, le mele. Che tipo di varietà hai scelto? Hier haben wir einen Golden aus Südtirol. Der eignet sich besonders gut für die Apfelküchlein, da er sehr saftig ist. Abbiamo il Golden dell'Alto Adige, che è molto succoso. Abbiamo una polpa granulosa indicata, sì, per questo piatto. Allora prepariamo, vediamo che la mela. Hai. Abbiamo questa macchinetta qua, che la pela e taglia. Tutto in uno. Tutto in uno, sì. Chi invece non ce l'ha a casa, semplicemente basta togliere la buccia e il torsolo. E quindi si creano queste, sì, rondelle. Per il nostro piatto prendiamo sempre 4. Le mele sono pronte, già tagliate, adesso si passa ai fornelli. Sì, andiamo a friggere le frittelle. Questa è una ricetta veloce, chef, adesso basta semplicemente immergere le mele nella salsa, giusto? Sì, giusto. Jetzt nehmen wir die Apfelringe, dunken sie alle in den Teig. Nella pastella. Nella pastella. Und dann werden sie frittiert. L'olio deve essere caldo. Sì, caldo almeno 180 gradi. Ok. E poi vanno immerse per quanto tempo? 2-3 minuti. Basta, normalmente. Le frittelle sono state girate su ambo i lati per la cottura e adesso cosa dobbiamo fare? Jetzt müssen wir die Apfelküchlein rausnehmen, etwas abtropfen und direkt in die Zuckerzimtmischung geben. Abbiamo un mix di cannella e zucchero. E zucchero. Così diamo quel sapore, quel tocco in più. Sì, la cannella va benissimo con le frittelle. Le giriamo e sono pronte. Il dolce è davvero pronto, chef. Lascio a te ultimare il piatto. Sì, Paola, le frittelle vengono servite classicamente con salsa alla vaniglia. Die Apfelküchlein werden bei uns klassisch immer mit Vanillesoße serviert. Il piatto è pronto. Con questo dolce cosa si può abbinare come bevanda, come vino? Consigliamo sempre un Gewürztraminer della Kellerei Bozen o anche un liquore di mela di Rhône. Vediamo questo vino dal colore paglierino con questi aromi fruttati, quindi si sposa
al meglio con queste frittelle di mele. Grazie all'aiuto della regia andiamo a vedere nella grafica quali sono stati invece gli ingredienti che ci sono serviti per preparare questo piatto. Ci resta altro, chef, che assaggiare queste frittelle di mele. Grazie per l'accoglienza, siete sempre così carini e ospitali. Danke Paola für deinen Besuch. Außerhalb der Apfelküchlein haben wir auch noch sehr gute Trauben, Apfel, Apfelstrudel und auch unser Kaiserschmarrn ist Weltklasse. Sicuramente tanti dolci che andremo a provare, torneremo a trovarvi. Grazie davvero. Questa puntata di Su Tirol Cooking termina qui e a me non resta altro che ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima. Grazie e arrivederci. Eine Prinzessin saß, so wie im Traum, unterm reifen Zirbenbaum. Der Zirbenbauer sie erblickt, war augenblicklich hoch entzückt. Betört vom Duft, sie glaubt es kaum, fiel der Mann vom Zirbenbaum. Entführt sie mit seinem Ross auf sein wunderschönes Schloss. So wie damals, auch noch heute, verführt mal wieder eure Bräute. Z44, der Gin für eine genussvolle Auszeit. Erfahrung und Hingabe lassen die Trauben in unseren Weinbergen zu höchster Qualität heranreifen, die durch Handwerkskunst und Leidenschaft zu großen Weinen werden. Gute Weine zu machen ist Handwerk. Große Weine zu machen ist eine Kunst. Elettrodomestici Fontana. Non importa dove comprate la cucina. Noi abbiamo gli elettrodomestici da incastro delle migliori marche, adattabili ad ogni soluzione. Da Fontana, risparmi fino al 40%. Venite a trovarci. Elettrodomestici Fontana. Merano, via Roma 218. www.elettro-fontana.com. In Alto Adige, ogni cosa è specchio di qualità. Come Forst Kronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige.